Le consigliere del Movimento 5 Stelle Fiorentino hanno denunciato un complotto ai loro danni ordito dal vostro gruppo. Come siete arrivati a tanto? Stavamo perdendo terreno, loro invece andavano alla grande opposizione all'americana, d'inchiesta. Stavano facendo una serie di interrogazioni, una più efficace dell'altra. Ce Tipo? n'è una che ancora mi tormenta, avrei voluto scoprirlo io, uno di quegli scandali che fanno cadere le giunte. Ma quale? Quella del pesce siluro cocainomane in Arno. Insomma, vi stavano oscurando. Sì, poi noi siamo divisi, poco compatti. Ma non si sono già divise? Sì, ma le due rimaste sono compattissime fra loro. Ma non hanno fatto gli emendamenti al regolamento urbanistico separate, una con la destra e una con la Scaletti? La verità è che abbiamo paura, stanno diventando pericolose, stanno mettendo in pericolo tutto il sistema. Ma quale? Di che parla, scusi? In realtà noi siamo pagati dal PD per fare finta opposizione. In realtà ogni mese il Partito Democratico ci fa pervenire dei buoni da spendere alla Coop per migliaia di euro. E quindi? Abbiamo deciso di impedire loro di parlare, di imbavagliarle, In che modo? negando la firma alle loro interrogazioni. Ma scusi, quante firme ci vogliono? 5. E loro quante ne avevano? 2. 3 con la mia, gliene mancavano 2. Ma scusi, la firma non gliel'avevate negata? Sì, ma una l'abbiamo data per confondere le acque. Ma quanti sono i consiglieri dell'opposizione? 12. Dunque potevano chiederne altri sei, no? Non c'erano quel giorno, li avevamo pagati tutti perché stessero lontani da Palazzo Vecchio. Non potevano chiamarli col cellulare? Scherza. I servizi segreti le controllano la linea da quando hanno tirato fuori la faccenda del pesce siluro. Insomma, è una congiura. Sì, ma ora ci hanno scoperti, è finita.